Le fortificazioni dell'Acropoli di Alatri sono un monumento tanto spettacolare ed imponente quanto ancora oggi discusso, soprattutto per l'aspetto cronologico. Ma che cos'è l'Acropoli? È la parte più alta di un'antica città ed è quella fortificata sin dai primi momenti di occupazione ed insediamento. Di solito difesa da mura, diviene poi la sede degli edifici templari delle divinità maggiori. In seguito, con la romanizzazione, acquisisce un carattere prevalentemente monumentale che sostituisce quello difensivo. L'Acropoli di Alatri, come la vediamo oggi, è frutto di una complessa stratificazione di monumenti e di imponenti opere che nel tempo ne hanno modificato l'aspetto. Le diverse indagini archeologiche effettuate hanno evidenziato come sin dal V secolo avanti Cristo la zona dell'Acropoli fosse stata fortificata ed ospitasse un tempio. Una piccola parte di queste antiche fortificazioni e una parte del basamento del tempio sono ancora oggi visibili molto al di sotto del piano di calpestio attuale. Successivamente, forse nel III secolo avanti Cristo, viene realizzata l'imponente cinta dell'Acropoli che ancora oggi possiamo vedere, con i due accessi principali, la porta maggiore e la cosiddetta porta dei falli, e viene costruito il grande tempio su cui sorge la cattedrale. L'edificio sacro si ergeva su uno sperone di roccia, il punto più elevato dell'Acropoli, che fu tagliato e regolarizzato. Al di sopra fu realizzato il podio in opera poligonale. Anche se non abbiamo elementi certi per datare l'Acropoli che vediamo oggi, tuttavia sicuramente doveva essere già stata realizzata nella seconda metà del II secolo avanti Cristo, quando furono realizzati il portico e il bacino per l'acqua voluti da Bettiliano Varro.